Patrick Zaki si è laureato all'Università di Bologna conseguendo anche il massimo dei voti, sì, con la lode. Sì. Come sta procedendo questa questione? Secondo lei cosa pensa che cosa si augura che possa accadere in Egitto al processo, e in base anche alla richiesta di cittadinanza che si avanzò nella scorsa legislatura dal Parlamento, com'è la questione? Sì, intanto sono molto felice per Zaki, per Patrick, che sia riuscito a laurearsi a distanza. Questa è una bella soddisfazione per lui e anche per tutti noi che lo abbiamo seguito in questi anni. Dopodiché non mi meraviglia che l'Egitto continui a procrastinare le sue decisioni, perché è un modo per punire Zaki, che si è permesso di scrivere commenti peraltro del tutto diciamo rispettosi ma le sue idee, e per questo deve essere quindi impossibilitato a uscire dal paese. Stiamo parlando di un sistema non democratico, stiamo parlando di un sistema che punisce con la detenzione chiunque non la pensi come chi governa il paese, e quindi di una situazione con la quale noi abbiamo anche conti in sospeso per Giulio Regeni. Purtroppo c'è stato un atteggiamento di totale rifiuto di arrivare alla verità, questo la dice lunga appunto sul regime egiziano, con il quale a mio avviso non bisogna normalizzare i rapporti, perché comunque un paese non può prescindere dalla verità quando un proprio cittadino è stato ucciso, è stato torturato ed è stato trattato come Giulio Regeni. Il Parlamento si è espresso durante la scorsa legislatura, quindi sì, durante l'esecutivo Draghi, però il governo decise, sì, fondamentalmente di non il proseguire. Il governo non diede seguito alla richiesta del Parlamento. Il governo in cui però il PD, scusi se la interrompo, era in maggioranza, comunque faceva parte delle larghe intese di quel governo. Sì, ma infatti quindi per questo dico, noi che avevamo avanzato la richiesta di cittadinanza ci aspettavamo un seguito, e invece purtroppo non c'è stato, e quello che io penso è che proprio il motivo per cui non c'è stato è perché non si vuole irritare Al-Sisi, e questo io lo trovo gravissimo. Rapporti commerciali? Beh, è appunto quella solita realpolitik, no? Secondo la quale appunto ha sempre la precedenza quello che è utile e non quello che è giusto.